Senta, professore, sul suo nome si è consumata una divisione del PD nel momento in non cui... Non ne parlo, non ho mai parlato. Ma che combina? Adesso stanno litigando quelli del Movimento 5 Stelle? E questi sono affari loro. Io esprimo le mie opinioni come ho sempre fatto, pensando che l'indipendenza di giudizio e la critica aiutino tutti. Poi ognuno la prende come vuole. Io non sono abbastanza sperimentato in queste cose. Questa telefonata che Beppe Grillo si aspettava davvero non l'ha fatta? Perché avrei dovuto fare una cosa? Comunque, insomma, una certa vicinanza al Movimento 5 Stelle c'è stato, per cui poteva dare qualche consiglio. Ma io non do consigli, io faccio un lavoro. Quell'intervista al Corriere è stato, mi hanno chiesto un'intervista e io ho detto quello che pensavo, come faccio sempre. Senza calcolare le conseguenze. Senta, le chiedo l'ultima cosa, mi consento di usare questa espressione, diciamo, un po', insomma, dopo l'interessamento, un po' al traino del Movimento 5 Stelle, la sua figura è ritornata centrale nel dibattito della sinistra. Questo lo dite voi. Grazie. Ma le critiche come risponde al fatto? No, ma io non dico, ma io non ho mai risposto in tutta la mia vita alle critiche personali, mai. Ma io non, questi sono affari, questa è una cosa così pubblica, non devo giudicarlo io, non, in questi casi non reagisco, sono gli altri che giudicano, c'è la mia posizione, c'è la sua, l'opinione, io, è tutto trasparente. Stasera si parlerà della piattaforma web del PD, porterà anche un po' dell'esperienza del Movimento 5 Stelle? Ma io non devo portare l'esperienza di nessuno, io porto l'esperienza mia. Ho scritto un libro di queste, il mio primo libro in materia di queste cose è del 73. Pensate come sono vecchio, allora ero giovane.